Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui per spacchettare e recensire le i10 TVS. Sono praticamente il clone delle AirPods di Apple. E adesso andremo a spacchettarle. Andiamo subito ad aprire. Si aprono così. Beh, prima vi faccio vedere la custodia. È semplicissima così. Con le col case delle nostre i10 TVS, e ovviamente è made in Cina. E noi andremo adesso, andiamo ad aprirle, e appena andiamo ad aprire troviamo sopra il manuale di istruzioni delle nostre i10, rigorosamente tutto, ma tutto. Ah no, c'è anche l'inglese. C'è l'inglese e il cinese, però tanto noi siamo capaci a collegarle, quindi il libretto di istruzione possiamo anche buttarlo via. Qui, appena togliamo il nostro libretto di istruzioni, troviamo il case, lo tengo se non cade, il case delle nostre i10 TVS. Possiamo aprirlo e andiamo a toglierlo dalla pellicola. Anche questa possiamo buttarla via. E qua abbiamo il nostro case, che subito al primo impatto è quasi identico a quello delle AirPods originali. E qua abbiamo il cavo di alimentazione delle nostre i10 TVS. Quante volte ho detto i10, però vabbè. Questo qua è il cavo, e boom, nella scatolina non c'è più niente. Quindi possiamo metterla qui. Si vede? Sì, si vede. Spero. Questo possiamo anche questo buttarlo via. E boom, il cavo saranno già ricaricate. E in realtà, ragazzi, queste qua è già più di una settimana che le sto provando. E infatti volevo anche dirvi come vanno con il suono e tutto. E esteticamente, ce l'ho fatta a dirlo, sono belle al tatto, e sono di un bel materiale, una bella plastica. E aprendo il nostro case troviamo le nostre cuffiette, che sono attaccate con un magnete. Così, come potete vedere, con un magnete al fondo, le cuffiette sono attaccate magneticamente. E tirando fuori le nostre cuffiette, notiamo subito che sono identiche alle AirPods. Come potete vedere qua, sono identiche. Pensate che io ho visto un video di uno youtuber che le prendeva e le metteva nel case delle AirPods e ci stavano perfettamente, e lo stesso con le AirPods. Quindi sono proprio identiche, proprio come materiale e come sono costruite, sono proprio identiche. E il case è così da dentro. Allora, parliamo un po' di batteria. Loro durano più o meno un'ora e mezza quando ne abbiamo nelle orecchie. Questo varia in base a come tenete il volume, o alto o basso. E quando le mettiamo dentro al case, aspettate, quando le mettiamo dentro al nostro case si illuminano questi LED, e questo dice che è in carica. E facendo così si ricaricano dentro, le cuffiette si ricaricano 3 volte dentro il case. E poi col nostro cavo di ricarica ci mette più o meno un'altra oretta e mezza, e così è carico il nostro case, e possiamo ricaricarle le cuffie altre 3 volte, e così tutto
Sempre così. E il volume, vi posso dire che è proprio bello. È un rumore, i bassi si sentono bene, gli alti pure. Fa un caldo da crepare, ragazzi, fa proprio caldissimo. Comunque, dicevo che l'audio di queste cuffie è proprio perfetto, si sentono benissimo. E adesso andiamo, vi faccio vedere un po' come si allacciano al nostro telefono e come si sentono. Provo a farvi sentire un po' come si sentono. Quindi andiamo. Ok ragazzi, appena andiamo sul nostro Bluetooth e lo attiviamo e estraiamo le nostre cuffiette dal case, le riusciamo subito a trovare. Eccole qua, le I10, possiamo subito connettere. Aspettiamo qualche secondo. E boom, siamo connessi. Quindi è semplicissimo connettersi alle nostre cuffiette. Ok ragazzi, adesso vi faccio sentire un po' come si sente l'audio. Ovviamente voi lo sentite dal microfono della telecamera, quindi non avrete proprio un audio come si sente nelle orecchie. Quindi, non so. Però vi volevo un po' fare sentire come si sente, quindi vi faccio sentire. Ok ragazzi, l'audio io vi dico che è abbastanza bello, cioè si sente benissimo. Ovviamente non sarà l'audio uguale a quello delle AirPods, però se non vogliamo spendere quei 170-180 euro che costano le AirPods, compriamo le nostre I10 che costano sui 30 e 40 euro. Dovete fare attenzione, ragazzi, che ci sono le I10 TWS, così, però sono ancora il tarocco del tarocco, per dire, che sono ancora più diverse di queste. L'audio non è quello, e quindi dovete fare attenzione. Io, per darvi dei consigli per riuscire a trovare le vere I10, dovete vedere che il disegno delle I10 deve essere piccolo, non grande, non deve arrivare fino al fondo, fino a qua. E dietro ci deve essere questa immagine, il case delle I10 aperto con le due cuffiette e il cavetto di ricarica, e poi queste cose qui, e made in Cina. Deve essere così. Anche il TWS, ci sono Maxi, ci sono tantissimi nomi. Io vi consiglio di prendere queste qui, costano 40 euro quelle vere, quelle giuste, però l'audio è proprio bello. Se volete vi lascio dei link in descrizione di altri YouTuber che hanno fatto una bellissima recensione. E così magari potete convincervi anche con loro. E boh, ragazzi, questo era tutto e al prossimo video.